sbloccato i calci da fermo, abbiamo migliorato una situazione che fino adesso è ancora migliore. Perché in generale a che punto siamo della Ancona che vuole Mister Gentilini? Direi abbastanza lontano. Io ribadisco il concetto che dobbiamo gestire meglio il possesso palle, quindi da quello si andrà a migliorare anche la fluidità del gioco, perché spesso ancora non riusciamo a mantenere quella situazione di gioco, perché magari dopo 3-4 passaggi viene sporcata la giocata, quindi nel momento in cui andremo a migliorare quello credo che ne giocherà tutto il resto. Possesso palla, mister? Il possesso palla dobbiamo migliorarlo, la gestione della palla dobbiamo migliorarlo, perché fatto quello migliorerà anche la fluidità del gioco e quindi la serie delle situazioni di attacco. Rispetto alle precedenti uscite, forse un po' meno brillanti nel primo tempo, però questa gestione insomma anche del pallone nel secondo tempo sembra essere migliorata. Sì, ma lo stiamo facendo, ci stiamo lavorando quotidianamente. Comunque anche nel primo tempo abbiamo fatto la nostra partita, ma bisogna la giocata di Borrelli, bisogna tener conto anche dell'altra squadra che è in campo, che cerca di chiudere tutti gli spazi, perché vedremo sempre qui squadre che ti attendono, anche se noi andremo sempre a fare la partita. Ed è normale che se hai la bravura e la fortuna di sbloccarla immediatamente, poi probabilmente si riusciranno a trovare anche spazi maggiori per poter entrare con più facilità, altrimenti man mano che passano i minuti le squadre avversarie si chiudono sempre di più, quindi la giocata poi del singolo diventa determinante. A proposito di singoli, mister, forse la nota negativa è il rigore sbagliato da Olcese, immagino che non ci volesse per lui, no? Questo episodio. È normale che fare gol per qualsiasi giocatore, figuriamoci per un attaccante, sia il massimo, si lavora per quello. Ma io sono più che soddisfatto di Olcese, l'ho detto, lo ribadisco. Fa un lavoro che agevola sicuramente le giocate degli altri. E quindi io sono più che soddisfatto di quello che ha fatto Emiliano anche oggi. E che i tifosi iniziano a capire, visto il tributo, insomma gli applausi quando è stato sostituito. Ma è la dimostrazione che quando uno sta in campo dall'anima, al di là di quello che potrà essere il risultato, speriamo sempre che ci faccia sorridere, e i nostri tifosi lo apprezzano, e questa è la cosa principale, dopo piano piano verrà anche presto.